Record e curiosità sull'Eurovision Song Contest, la più importante manifestazione canora al mondo. Dagli anni 50 a oggi non smette di stupire e di regalare momenti di spettacolo indimenticabili grazie anche ai personaggi unici che vi partecipano. Tutte le curiosità sull'Eurovision. Sappiamo che la canzone più lunga che abbia mai preso parte alla gara venne presentata da un italiano, Nunzio Gallo, nel 1957. Un brano da ben 5 minuti e 9 secondi, ammessa prima della creazione della regola che prevede un limite temporale di 3 minuti per le canzoni in gara. Se non ci ascolterà. Un altro record imbattibile è quello per la concorrente più giovane. Si tratta di Nathalie Pack, un'artista francese che prese parte allo show nel 1989, a soli 11 anni. Oggi bisogna avere almeno 16 anni per poter gareggiare. E a proposito di età, al contrario il concorrente più anziano in assoluto è stato Emir Ransauer, che partecipò per la Svizzera come parte del gruppo Takasa nel 2013 a ben 95 anni. Competizione inclusiva come nessun'altra al mondo, l'Eurovision nel corso della storia ha dato spazio a tantissimi cantanti affetti da qualche handicap. Ad esempio, lo spagnolo Serafin Zubiri, protagonista nel 1992 e nel 2000, è stato il primo artista non vedente e il primo solista diversamente abile a prendere parte alla gara. Nel 2008 un'altra artista affetta da cecità, la georgiana Diana Gurskaya, ha stabilito invece lo stesso record per quanto riguarda le donne. Monika Kuczynska, cantante polacca protagonista nel 2015, è stata invece la prima a esibirsi in sedia a rotelle. Mentre i finlandesi Pertti Kurikanniemi Päivät sono stati la prima band affetta da sindrome di Down a partecipare, tra l'altro con la canzone più corta in assoluto, della durata di 1 minuto e 27 secondi. Bianca Nicholas, membro degli Electro Velvet, rappresentanti britannici del 2015, è stata invece la prima cantante affetta da fibrosi cistica. Tornando ai record riguardanti l'età, finora non hanno avuto molta fortuna i concorrenti che hanno vinto il Junior Eurovision Song Contest. Le migliori in assoluto sono state le russe Anastasia e Maria Tolmacevi, arrivate nel 2014 al 7° posto. E la maltese Destiny Ciucuniere, arrivata nel 2021, al 7° posto. Un record particolare lo detiene anche San Marino, o meglio la sua rappresentante Valentina Monetta. Con 4 partecipazioni, 2012, 2013, 2014 e 2017, è la cantante che ha concorso in più edizioni per il proprio paese. Chiamava dentro di sé, vieni ora a vedere la verità. Ci sono poi almeno 2 primati importanti da ricordare, riguardanti le performance. Eden Eilne, cantante israeliana in gara nel 2021, ha cantato la nota più alta in assoluto nella storia della kermesse. Mentre Natalia Gordienko, rappresentante moldava nel 2006 e nel 2021, detiene il primato per la nota più lunga in assoluto, 17 secondi. Abbiamo visto una carrellata di curiosità relative alla competizione in generale, ma alcune molto particolari riguardano anche i vincitori della kermesse. Ad esempio, sai chi è stato il primo vincitore nero, nonché il più anziano? L'estone Dave Benton con Tunnel Padar e 2XL nel 2001, all'età di 50 anni e 101 giorni.
piccolo primato lo detiene anche il nostro Toto Cutugno. È stato il primo vincitore che ha scritto e composto la sua canzone. Sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, unite. A proposito d'Italia, anche i nostri cari Maneskin detengono un grande record. Sono stati i primi rappresentanti della generazione Z a conquistare la vittoria. E in particolare Thomas Raggi è stato il primo vincitore nato nel XXI secolo, è un classe 2001. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa. Ma scopriamo insieme altre curiosità davvero incredibili. Dana International, rappresentante israeliana, è stata la prima persona trans a vincere. Viva Victoria Cleopatra! Viva Maria! Salvador Sobral, vincitore per il Portogallo nel 2017, detiene il record per il maggior numero di punti, 758. Sai che non siamo sozinho. Anne-Marie David, che trionfò per il Lussemburgo nel 1973, detiene invece il primato per la maggior percentuale di voti, 80,63%. Sandra Kim, che vinse nel 1986 per il Belgio, è la più giovane ad aver vinto, 13 anni. L'irlandese Johnny Logan è invece l'unico ad aver fatto il bis, vincendo nel 1980 e poi nel 1987. Abbiamo visto alcune curiosità di questo fantastico festival. Mettete un bel like e iscrivetevi al canale così da poter scoprire altre curiosità su questa manifestazione internazionale.